Siamo alla BTM 2024, la Fiera di Levante, all'interno dello stand di Fonditalia. In compagnia qui con me c'è Tony Marfia, che è il presidente di Federcanziano Palermo. Benvenuto Tony. Grazie. Tony, voi siete particolarmente attivi non soltanto per l'attività di, diciamo, di tutela degli interessi delle aziende, ma anche nell'ambito della formazione, giusto? Sì, noi siamo molto attivi, abbiamo tra l'altro una delegazione apposta a Palermo per quanto riguarda la formazione. Io personalmente sono direttore di un'ente di formazione che si occupa di formazione per minorenni, di formazione per adulti e formazione per minori. Ecco, in particolare voi vi occupate di formazione nel campo del turismo. Nel campo del turismo, della ristorazione, dell'enogastronomia in genere, ma anche dei servizi di salute. Leggevo una cosa che mi ha colpito particolarmente, che questi ragazzi che frequentano i vostri corsi, soprattutto di ristorazione, poi hanno modo di mettere in pratica quanto ho preso a scuola, perché avete creato anche un ristorante aperto al pubblico. Sì, è un ristorante didattico, è previsto dalla legge della buona scuola, un ristorante didattico, il primo del sud Italia, gestito interamente dagli alunni, coadiuvato comunque dai docenti di ristorazione di sale e bar, dove abbiamo avuto un grande successo in questo ristorante, tant'è che abbiamo giornalmente i locali pieni, la gente deve prenotare se non ancora. Tony, leggevo un'altra notizia che mi ha colpito, che tempo addietro, non troppo tempo fa, Federterziario ha fatto un accordo con l'Associazione degli Albergatori del Sud di Roma in Trentino Alto Adige per permettere a questi ragazzi di andare a frequentare il loro percorso di stagio presso strutture ricettive alberghiere 4-5 stelle. Nei nostri percorsi è previsto appunto l'attività di stagio, un'attività che permette agli allievi di mettere in pratica quello che hanno studiato nei banchi di scuola. Questa convenzione è voluta da Federterziario con l'Associazione del Sud Tirolo, ha permesso ai nostri allievi di fare un'esperienza vera in alberghi di grossa fama, alberghi a 5 stelle, 4 stelle, che ha dato ottimi risultati ai nostri allievi, tant'è che molti sono rimasti lì a lavorare con un contratto stabile e ancora oggi sono in Trentino a guadagnare, a continuare a lavorare. Ecco, è molto importante la formazione fin dai primi anni di vita del giovane, così come è fondamentale anche continuare ad aggiornare le competenze. Questo è il ruolo un po' di Fonditalia, che mette a disposizione la propria struttura per permettere di garantire formazione continua. Ecco, in che modo Fonditalia può essere utile per queste aziende anche del Trentino per continuare ad aggiornare le competenze dei lavoratori? Allora, noi proponiamo, oltre a quel tipo di formazione, appunto proponiamo formazione continua, lo facciamo attraverso Fonditalia, perché Fonditalia permette di avere anche della formazione di personale dipendente, formazione mirata, veloce, una formazione che vale e che continua a dare delle competenze ai dipendenti di un'azienda per farli stare sul mercato, per far sì che l'azienda sia. Quindi Fonditalia risponde in maniera veloce alle esigenze del mercato? Velocissima, agile, una formazione appunto che vale.